Da Roma un bentrovati da Andrea Di Pré. È questo l'evento televisivo dell'anno. Artista di fama internazionale appartenente all'underground internazionale. Si divide tra Roma dove siamo, Palma de Mallorca e San Benedetto del Tronto. Artista, la rifaccio ancora, scusami Gianfranco, vedi, oggi Palma sto Maiorca, Palma Palma de Maiorca. Mallorca, infatti. Da Roma un bentrovati da Andrea Di Pré, è un artista di fama internazionale, a tal punto che questo è di fatto l'evento televisivo dell'anno. Siamo nel suo studio di Roma, un artista che si muove con piglio deciso e risoluto tra Roma, Palma di Mallorca e San Benedetto del Tronto. Artista che appartiene di fatto all'underground internazionale. Ed è un artista che è capace di arrivare a solcare territori o pianeti mai prima esplorati dall'arte. È corrosiva, contraddicente, eversiva, libera, liberissima, a tal punto da collocare entro questa boccetta il suo sangue. Signore e signori, il sangue di Gabi Minedi, gruppo 0. RH positivo. Positivo. Gabi, un piacere immenso essere qui con te in questo momento, nel tempio dell'arte di un artista che è andata e va sempre contro tutto e contro tutti. Ma quali grandi forme strutturate per questo architetto, nella vita, insegnante nella pittura dell'arte, un figlio cantante, anche artista, sempre più famoso e più conosciuto, e lei che veramente dimostra come sia ancora possibile oggi parlare di successo nell'arte, di assoluta autodeterminazione nell'arte, quasi epicurea. Gabi Minedi, allora il tuo Ciao a pubblico. tutti, sono io Gabi, così come mi vedete. Gabi, intanto beh, sappiamo, sai che qui sei liberissima, vedremo alcuni tuoi quadri per i Certo. collezionisti, avete il telefono di Gabi Minedi per parlare direttamente con lei. In questa boccetta c'è il tuo sangue Sì, blu. c'è il mio sangue. Allora, vediamo subito il perché questo sangue blu nella boccetta. Ho fatto il sangue d'artista, è stata fatta la merda d'artista, è stato fatto un po' tutto nell'arte. Io ho fatto il sangue d'artista perché sulla mia pelle ho sofferto il morso dei vampiri, di molti vampiri, che oggi, purtroppo albergano questo bel paese che è l'Italia. Vampiri che pensano di essere Dio. Non c'è un Dio nell'arte, perché nell'arte bisogna lavorare duro, bisogna essere molto umili, soprattutto bisogna avere conoscenza e ricercare. La ricerca è importante, l'umiltà, la pazienza. E io vivo il mio contemporaneo, vivo il mio percorso giorno dopo giorno. Il mio compito è quello di denunciare tutte le storture che io vedo nel campo dell'arte, nel campo della vita, che vedo tutti i giorni. Purtroppo oggigiorno il mondo è pieno di vampiri, sia nella vita che nell'arte. Persone che non sono nulla e pensano di essere Dio e hanno questo potere di volerti succhiare sangue, di approfittare della bontà, della generosità spesso di un artista. Io stesso, ecco perché il sangue, Andrea, Ecco, qui perché la io sulla mia pelle ho avuto dei morsi, degli strappi e dei graffi. Hai visto il quadro sfregiato che mi è stato sfregiato in una galleria di Bologna? Io queste cose non le sopporto e quindi mi sono ribellato, ho fatto il sangue dell'artista e non solo il mio sangue, farò anche quello di Andrea, ho fatto il sangue di tutti i miei amici artisti. Il mio è blu perché io sono una persona nobile, nell'animo grandiosa. perlomeno sono Ecco. nobile. E qui invece abbiamo questa bomba. Questa è la bomba, queste sono le palle di Noè. L'arca di Noè che fa il diavolo a quattro, perché si ribellano pure gli animali dello zoo. Ecco, Io
invece delle palle di Natale, queste basta con questi clericali. Io sono anticlericale, non sono un'adulatrice né dei preti né dei politici. Io sono una persona indie, libera, underground. Mi piace descrivere le cose così come sono, come le vedo. Io non ho le gacce, io non ho peli sulla lingua. Io sono una scimmia. Una scimmia sulle spalle di tutte le persone quadrate che non sanno sorridere. Ecco, e le graffio bene bene. Quindi Gabi Minedi, colore che parla, una parola che ecco colora. Questo, ecco, lo ripetiamo il tuo slogan, lo ripetiamo? Un colore che parla, una parola che colora. La tua bellezza, la tua forza, dicevo il piglio, la decisione con cui ti sei sempre mossa, un po' come Davide contro Golia. Oggi Gabi Minedi è un nome importante. Io non ho paura, ecco, di dire quello che penso e quello che sento. Il mio compito è quello di mi è stata affidata l'arte, perché poi non penso che artisti si diventa. Artisti, cari amici, si nasce. E io sono nata, come diceva Totò, sei nata artista. Sei nata con la palla, ecco, di Noè e col sangue d'artista, perché da bambina io ho cominciato a lavorare, sono stata anche allieva di Pericle Fazzini. Io vengo da un'arte decisamente figurativa, e poi la mia ricerca è stato un lungo percorso. Nel 92 ho cominciato con... mi sono liberata, ecco, da quello che era il figurativo. Allora Gabi, per i nostri collezionisti mostriamo subito alcune tue opere, poi ne troverete altre nelle prossime occasioni, anzi tenteremo di seguire il cammino di questa artista realmente eversiva. Ti piace questa definizione, liberissima, la regola? Indie, come le tue definizioni, i tuoi motti che poi hanno già fatto epoca. Però voglio dire, puntare sul tuo nome significa veramente optare per un'arte che non ce la fa, diciamo, a sottostare a regole iniquie, a infrazioni della ragione. Ecco le opere, ecco le forme. Ma è un mondo pieno di ignoranti, purtroppo la gente non ha conoscenza, non sa riconoscere l'artista. Solo l'artista è una grande anima sensibile, sa riconoscere l'altro artista. Altrimenti l'artista non viene riconosciuto in questa società della massificazione, dove ognuno si può alzare la mattina e dire: io sono un artista, mio figlio è artista perché ha fatto il liceo artistico. Non è così. Artisti si nasce, non si diventa. Io sono più che convinta di questa cosa. Beh, certo, è verissimo questo. E l'arte è pazienza, è ricerca, l'arte è sopportazione, è prendere i calci nel sedere dai vampiri che ci succhiano il sangue. Dai certo. Galleristi ignoranti e da alcuni critici. È il mio amico e non mi permettere mai. Andrea è una bravissima persona, un critico, certo, in gamba. Sei libera. Ma ci sono critici veramente imbecilli, critici clericali che vanno dietro ai preti. Questa è una cosa altamente schifosa, proprio bassa, di basso livello proprio. Ma sì, infatti, ma è tutto, ecco. Io parlo spesso di mafia nell'arte. Bisogna parlo spesso... amare l'arte per poter produrre arte e per poterla fare. Per me l'arte è terapia, è anche un momento molto intimo l'arte. Quindi con l'arte non si scherza. Parola arte è una cosa molto importante. Bisognerebbe inchinarsi quando uno parla di artista. La parola arte è una cosa molto importante, viene pronunciata spesso. Spesso e volentieri viene pronunciata con molta superficialità, perché l'arte è sopportazione, conoscenza, ripeto, e pazienza, e non scendere a compromessi e non fare gli adulatori di nessuno. Andrea, scusami, ti lascio. No, questa è la... Guardate le sue forme, questi suoi personaggi, queste sue rappresentazioni, sempre queste forme strutturate che sono nelle sue visioni. Ne vediamo alcuni, Gabi, sì. Intanto mentre siamo qui nel tuo studio romano. Vogliamo con parlare Gabi anche Minedi. Di Tempera all'uovo? Sì, ecco, parliamo anche di questo aspetto, sì. Avevo un amico anni fa, José Ortega, purtroppo il destino l'ha portato via. Io mi sono molto appassionata alla tempera all'uovo, sono andata in Spagna a fare delle ricerche proprio su questi materiali, sui pigmenti e di come trattarli con l'uovo, quindi penso di essere una delle poche attualmente in Italia e nel mondo che usano queste tecniche, in questo mondo dove l'arte è, si vuole essere artisti senza penare, senza sacrificarsi. Invece l'arte è grande abnegazione, grande sopportazione. L'artista deve conoscere, deve ricercare, si deve sacrificare. L'arte è sacrificio.
E sacrificio, io mi sono sacrificata, tante tele ho strappato che non mi piacevano, fino a trovare la mia ricetta come un dolce. Infatti, la sempre... Ma poi l'esattezza di scrittura di Gabi Minedi, la precisione nella scelta delle parole di questa artefice, il massimo della chiarezza che corrisponde al massimo dell'ambiguità. E poi ancora, vediamo velocemente altre opere, Gabi. Le possiamo, ecco, vediamo per esempio questa è famosissima, guardate, è proprio all'India Londinese. Sì, India Londinese, innanzitutto abbiamo fatto la cover dell'album di Patrizio Maria, India Londinese, che in pochi mesi ha venduto tantissime copie, più di 5.000 copie in 4 mesi, tanto per aver ricevuto, ha ricevuto Patrizio il premio della critica come miglior disco underground dell'anno, okay, del 2010. Bene, continuiamo velocemente. Avete visto le opere, le sue creazioni, tutti i pezzi unici. Questo poi è un quadro adorabile, guardate. Il ladro dei giochi. Ci tolgono anche i sogni questi delinquenti, perché vanno avanti con la politica e con il clero. È una il clero ha bruciato vivo Giordano Bruno, cioè una cosa terrificante proprio. I preti mi odieranno, ma io non li sopporto. Il gioco, vedete, rubato. E poi ancora queste scritte, ti rubano tutto. Ricercato, vedete, ecco l'idea. E poi ancora, vediamo un'altra opera, tutti pezzi impressionanti, molti dei quali pubblicati. Voglio dirvi questo, per esempio, Gabi Minedi, guardate. Qui abbiamo... Si chiama Zucchero Filato. Guardate però il modo che ha di creare, è di la sua ipersoggettività in questo artefice. È una luna pesante con i chiodi e un boomerang che ci viene appresso, perché sono viaggiatori solitari, anche se sono ironici, se sono figure ironiche, ma hanno in testa tutto il peso dell'esistenza e della vita, perché è un viaggio comunque esistenziale. Certo, ma la grandezza della tua arte è proprio questa, certo ironia, percezione dell'assurdo, ma anche spina angolosa e tormentata collocata sotto la pelle dell'arte e della pittura. E ancora, Gabi, proseguiamo con altre nostre creazioni. Ovunque. No, Gabi, stavamo dicendo, no, tu giustamente dici quello che pensi, non devi farti problemi di nessun tipo, la TV è libera, noi siamo dentro l'arte ma fuori le massonerie dell'arte, capito? Siamo dentro l'arte ma fuori le massonerie dell'arte. Quindi puoi dire quello che vuoi, a me figurati. Questa è una vita da cani, la vita soprattutto dell'artista e della persona buona in genere, della persona brava. Tende a sottomettere. Ontologicamente buona, sì. I martiri dell'arte, tu fai bene a reagire con forza, ma ecco, complimenti ancora per queste sono dei capolavori effettivamente. Grazie. E sono storici, sono tutte opere storiche. Sì, storica. Dietro poi l'artista dietro scrive sempre anche, dei fatti che sono... Sì, Ustad My Love. Ecco poi Gabi Minedi, agosto del 2005, Italia, l'artista è famosissima anche in Spagna, lo ricordiamo, e ancora Gabi, proseguiamo ancora con altre opere, perché vorrei per esempio questa, vedete, torna... Questo è un guerriero alternativo. Ecco, il diverso, lo strano, l'alternativo, sì. Tu rifiuti la storia, l'iniquità, c'è tanta inappartenenza, le regole in queste visioni, in favore di una giustizia, di un autentico bene, per un fine... Contro la fine, questa è Gabi Minedi. Con grande orgoglio l'Italia può dire di avere questa artista internazionale. Ed è giusto. Tu sei di parte, sei troppo buono. Beh, Gabi, lo sai che io sono parziale in quello che dico, cioè sento quello che voglio dire. Il pubblico al tuo numero può fare quello che vuole, ma sono sicuro che sei già nella storia. Complimenti anche. Grazie, Andrea. E sono contento che hai scelto anche questi programmi, perché hai compreso perfettamente anche il mio sforzo, ecco, di cercare di uscire da questa ottusità, da questa inconcludenza. La ritroveremo anche in altre occasioni, direttamente sempre qui con noi, la seguiremo nelle sue esibizioni, vedremo altre opere, ma intanto io vi invito a chiamarla subito, anche questo grande privilegio, non per di entrare, notte. Ecco, per entrare ore pasti nel suo mondo di illimitate potenzialità e di meravigliose realizzazioni. Gabi Minedi e Ciao, Andrea Di Pre, da Gabi. Un saluto. Grazie, a presto.